Benvenuti a Newtusha 7 giorni, la rassegna stampa del portale di informazione newtusha.it. 7 notizie in 7 minuti. Iniziamo subito dalla politica. Marini è intervenuto sull'aeroporto di Viterbo. L'aeroporto di Viterbo non correrebbe alcun rischio. Questa la smentita ufficiale del sindaco alle voci secondo le quali ENAC sarebbe contraria a nuovi aeroporti. Il sindaco ha ribadito che non c'è alcuna volontà di disdire il progetto né da parte dell'ENAC, il cui presidente Vito Origio ha considerato Viterbo nella lista delle città utili, né da parte di ADR, che ha già investito quasi 1,5 milioni di euro per la realizzazione di un masterplan. Il sindaco invita ad affrontare l'argomento con la massima serenità. Andiamo alla politica interna alla provincia di Viterbo. Il PDL di Vignanello risponde alle dichiarazioni di Grattarola e Bernardi dopo la denuncia sulla grave situazione economica del paese. Aperta denuncia da parte del PDL vignanellese circa la gravità della situazione finanziaria del comune, evidenziata in sede di discussione del bilancio di previsione 2010. Il comune sarebbe oberato, secondo il PDL, da ingenti debiti e è destinato a vedere sempre più appesantita la sua situazione finanziaria. Secondo il PDL, fin quando le cose verranno fatte non, per il solo gusto di fare, di voler apparire, non si renderà un servizio serio alla cittadinanza. Voltiamo pagina, andiamo alla cronaca. Ancora sull'omicidio di Marcella Rizzello, convalida del fermo per i due indiziati. Si tratta appunto di Mariola Enrica Micta, compagna di Giorgio De Vito, l'esecutore materiale dell'omicidio di Marcella Rizzello, che avrebbe confessato la complicità nel delitto. De Vito intanto continua a dichiararsi innocente. I due sono accusati di concorso in omicidio e rapina. Il GIP Franca Marinelli ha deciso giovedì per la convalida dell'arresto. Operazione Game Over. Arrestato a Montalto un pregiudicato catanese coperto da mandato di cattura per associazione a delinquere di stampo mafioso. La squadra mobile della Questura di Viterbo, con la collaborazione della squadra mobile di Enna, dopo un lungo appostamento durato diverse ore, ha tratto in arresto a Montalto di Classo un pregiudicato di classe 1973 di origine catanese. L'uomo era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta per il reato di associazione a delinquere a stampo mafioso. L'uomo era legato alla cosca mafiosa da una dipendenza gerarchica rispetto al vertice. Era infatti il depositario della contabilità e della cassa della stessa. Ma veniamo alle attività. L'associazione Respirare ha rinnovato a tutti i cittadini l'invito a firmare per il referendum in difesa dell'acqua bene comune e diritto umano. Attraverso il referendum si vuole protestare contro la volontà governativa di privatizzare i servizi idrici. Ricordiamo che questa iniziativa ha avuto grande successo soprattutto nel comune di Canepina. Ma veniamo all'ambiente, dove si registra una situazione drammatica nel comune di Fabbrica di Roma. Alleanza Riformista, infatti, denuncia una situazione di caos rispetto all'inizio della raccolta differenziata porta a porta. La raccolta, infatti, avverrebbe una volta a settimana e avrebbe trasformato le strade in vere e proprie discariche a cielo aperto. Il sito di raccolta, inoltre, si troverebbe proprio a 50 metri dalla scuola elementare e a ridosso del centro commerciale di Faleri. Concludiamo la rassegna con gli eventi. Grande successo di pubblico e di critica per il terzo concorso interregionale musicale Città di Tarquinia. Si è svolto il 15 maggio la cerimonia di premiazione del terzo concorso interregionale musicale Città di Tarquinia, presso la sala consiliare del comune, riservato agli studenti delle scuole secondarie. L'evento è stato organizzato dall'Istituto Comprensivo Sacconi di Tarquinia e ha visto protagonisti circa 160 allievi. Le commissioni, presiedute da maestri del Conservatorio di Santa Cecilia, hanno rilevato un alto livello di preparazione negli alunni. Tra i primi classificati per le diverse categorie degli strumenti, alunni di Capranica, Montefiascone e Tarquinia. La rassegna stampa si conclude qua. Ricordiamo che per approfondire le notizie potete cliccare al sito www.newtusha.it oppure iscrivervi al nostro gruppo di Facebook. Grazie a tutti per l'attenzione.